Bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Oggi andremo a realizzare insieme questa bellissima clic-clac dalla forma a cuore, molto molto particolare, semplice e soprattutto molto veloce. È una tecnica un pochino diversa, con una lavorazione a pannello, dove un sistema di aumenti e di diminuzione ci permetteranno, con un pannello solo, di ottenere tutta la parte di costruzione all'uncinetto. Poi ho utilizzato una chiusura clic-clac e questo è l'esito finale. Per quanto riguarda i materiali, ve li ho inseriti nella miniatura. Vi ricordo che sono sempre in descrizione sotto il video. Questo è il nuovissimo filato Zeppelin della Tessland nella variante Cipria. Vi occorrerà una rocca da 200 grammi. Poi ho utilizzato una chiusura come questa nella variante bronzo. Sarà perfetta anche oro o argento con questo punto di colore ed è una chiusura 19x8. Per quanto riguarda il numero di uncinetto, ho usato il numero 5,5. Questo è quanto. Direi che siamo pronti per partire. Dopo aver visto l'anteprima della borsa, andiamo a vedere come avviarla. Allora, innanzitutto io sono andata a scegliere un uncinetto 5,5. La lavorabilità di questo filato è fino al 7, quindi a seconda della vostra mano potreste aver bisogno di mezzo numero in più o in meno. Quindi diciamo che l'indicazione, come vi ho detto anche nella review del mese, è tale, quindi poi vi regolerete in base alla vostra mano. Faccio il nodino di avvio e quindi vado a caricare un totale di 23 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Queste sono le catenelle sulle quali dobbiamo lavorare. Ovviamente per poter girare ho bisogno della catenella aggiuntiva e quindi vado a fare la 24esima che mi permette di rientrare nella seconda e di rifare tutto il ritorno a punto basso. Quindi andrò a lavorare un punto basso per ognuna delle catenelle presenti. Alla fine della riga avrò 23 punti bassi. Eseguite le nostre 23 maglie basse, andiamo adesso a dare la forma alla nostra borsa. Avremo una prima parte di aumenti, una parte di costruzione e una parte con le diminuzioni. Quindi per dare questa forma particolare dovremo lavorare con aumenti prima e diminuzioni poi. Per creare gli aumenti e le diminuzioni, vediamo un pochino che schema seguire. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, la lavorazione è sempre in costa retro, quindi si fa sempre la catenella per voltare il lavoro e si va a prendere soltanto la costina esterna del punto. E quindi lavoro solo la costa retro, questa qui, non quella rivolta verso di me, ma l'altra. Adesso vado ad eseguire un totale di 10 punti bassi. Quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Adesso che cosa andiamo a fare? Una volta realizzate le nostre 10 maglie, vedete che la costa crea questo disegno che poi dà tutto un po' il motivo alla borsa stessa. Per creare la punta, dobbiamo adesso creare degli aumenti. Nelle 3 maglie successive vado a lavorare un aumento per ognuna delle maglie, quindi entro in questa e lavoro 2 maglie basse, una e due. E ho fatto il primo aumento. Questa è quindi la maglia numero 11. Nella maglia numero 12 faccio la stessa cosa, quindi faccio una e due maglie, e nella maglia numero 13 idem, quindi punto basso e di nuovo punto basso, sempre in costa retro, anche se non ve lo dico, tutti i punti sono in costa retro, quindi vi rimarranno 10 punti da lavorare. Quindi dei 23 punti iniziali abbiamo fatto 10, 3 aumenti e 10. E quindi la somma è di 23 le maglie occupate, ma alla fine della riga, facendo gli aumenti, le maglie sono diventate 26. Quindi completo lavorando le 10 maglie basse che mi fanno finire questa riga. E quindi vedrete subito che la forma della nostra borsa comincia a venire fuori perché abbiamo creato di fatto la punta, cioè la parte relativa appunto agli aumenti, vedete, da questa forma così particolare.
Adesso, una volta completata la prima riga, diciamo, degli aumenti, la seconda si fa senza. Quindi si fa un giro di aumenti, un giro senza aumenti, un giro con gli aumenti e un giro senza. In questo modo, progressivamente, la nostra parte con gli aumenti prenderà la forma corretta. Quindi adesso non dovrò fare altro che voltare il lavoro dopo aver fatto una catenella e lavorare punto su punto le nostre maglie. Quindi facciamo il punto basso in costa in ognuna delle maglie disponibili. Ovviamente avremo 26 punti totali da lavorare. Un punto per ogni maglia sottostante. Fatta la riga di ritorno, quindi per un totale di 26 punti, adesso andrò a rifare nuovamente il giro con gli aumenti. Gli aumenti andranno posizionati sempre al centro, sulle tre maglie del centro. Ovviamente però avrete questa particolare situazione. In una riga avrete lo stesso numero di punti a destra e a sinistra degli aumenti, come in questa situazione di avvio, dove appunto abbiamo fatto 10 punti bassi, 3 aumenti, 10 punti bassi. Adesso i punti sono praticamente 29. Quindi per andare a togliere 3 maglie qui, mi ritroverò una lavorazione del tipo 11 maglie a destra e 12 a sinistra o viceversa, però non ho lo stesso numero di maglie da una parte all'altra, non è errato. Dobbiamo sempre cercare di posizionare al centro. Vedrete che poi nella riga invece seguente di aumenti avrete invece lo stesso numero di punti a destra e a sinistra, quindi si alternerà. Quindi questa volta cosa facciamo? 11 punti bassi, 3 aumenti, 12 punti bassi. Quindi fatta la catenella, ricomincio, faccio 11 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi vado a fare nelle tre maglie seguenti gli aumenti. Quindi faccio 2 maglie in questa maglia, nella dodicesima, nella tredicesima e nella quattordicesima. E poi mi restano 12 maglie libere. Quindi lavorerò le maglie restanti, che appunto sono 12, 11 all'inizio, 12 alla fine. E una volta che avrò completato questa riga, le maglie saranno diventate 29. La riga successiva la farò a punto basso, lavorando i punti presenti, quindi una riga da 29 punti. Come avrete capito, si alterna in questo modo, una riga con aumenti, una riga senza. Mi finisco queste 12 maglie basse, rifaccio la riga di assestamento con 29 punti, ci rivediamo per gli aumenti successivi. Vedete come grazie agli aumenti la forma comincia a delinearsi. Ok, questo è il laterale, poi vedremo ripiegando la borsa di fatto a cosa corrisponde questo avvio di lavoro. Allora, fatto il giro senza aumenti, ripetiamo quello con. Adesso praticamente ci ritroviamo nella riga, come vi dicevo all'inizio, in cui abbiamo lo stesso numero di punti bassi prima e dopo gli aumenti, ne abbiamo 13. Quindi vado a lavorare 13 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, e con queste tre andiamo a fare l'aumento. Quindi entro nella prima, lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Entro nella seconda e di nuovo faccio 2 maglie basse, entro nella terza maglia e faccio 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Mi restano esattamente 13 punti anche da quest'altra parte e in questo modo avrò completato anche questa riga di aumenti. Nella maglia seguente andrò semplicemente a lavorare i punti come si presentano, le maglie sono 32. Quindi, seguendo questo criterio, andiamo ad eseguire il lavoro in questo modo. In una riga inseriamo gli aumenti, in una riga no. Una riga sì e una riga no. Adesso vi faccio vedere il mio piccolo schema riassuntivo, i miei appunti, e così capite il susseguirsi delle righe di aumenti. Vi faccio vedere brevemente il mio schema, così come l'ho scritto velocemente mentre la creavo questa borsa, e così insomma vi aiuto sicuramente. Vedete, noi siamo partiti con 23 maglie e abbiamo diviso in la prima riga di aumenti 10 punti bassi, 3 aumenti e quindi di nuovo 10 punti bassi. La riga dopo abbiamo lavorato le maglie disponibili che erano 26. Nella riga successiva ricorderete che abbiamo inserito 11 punti, sempre 3 aumenti e 12.
perché c'è una riga, come vi dicevo, alternata, dove il numero di maglie che precedono o seguono gli aumenti non è uguale. Ok? In questo caso le maglie diventano 29, nella riga seguente ho lavorato 29. Adesso abbiamo appena eseguito questa riga, dove il numero invece di punti, come vedete, è bilanciato, 13 prima e 13 dopo, sempre 3 aumenti, e le maglie diventano 32, quindi noi cresciamo di 3 punti per volta. Quindi rifacciamo sempre una riga senza gli aumenti, lavorando le maglie disponibili sempre in costa, mi raccomando. Nella riga successiva, guardate, di nuovo si sbilancia un pochino, avremo 15 maglie da una parte, 14 dall'altra o viceversa, con sempre 3 aumenti. Le maglie diventano 35, 35 saranno da lavorare nella riga senza. Quindi di nuovo vedete avremo gli aumenti bilanciati, cioè il numero di punti bilanciati, 16 e 16 con 3 aumenti. Le maglie diventano 38 e 38 saranno da lavorare nella riga senza. Di nuovo avremo gli aumenti, 17 punti prima e 18 dopo. Le 3 maglie da aumentare al centro, le maglie diventano 41, 41 nella riga seguente, poi diventano 19, 19 con 3 aumenti, le maglie diventano 44. Naturalmente poi c'è il giro senza gli aumenti per poi tornare a fare 20 e 21, quindi come vedete un giro irregolare, un giro, c'è un punto in più da un lato rispetto alla riga precedente, quindi c'è una riga di aumenti e una senza, una di aumenti e una senza, e questo è il principio della crescita. Io mi sono fatto uno schema piuttosto lungo, ma mi fermerò nel momento in cui riterrò che la dimensione della borsa è giusta per me, quindi probabilmente non arriverò a fare 20 righe, ma vi faccio vedere comunque lo schema, in modo che se state lavorando con un filato più sottile, avete bisogno di qualche riga in più, avete già più o meno lo schema disegnato. Adesso proseguo lavorando con questo principio, come vi ho fatto vedere, vi dirò a che riga sono arrivata e quante maglie ho. Questo schema poi verrà seguito all'inverso per fare le diminuzioni. Ho proseguito la mia lavorazione, come vedete la parte con gli aumenti prende la forma appuntita, mentre la lavorazione in costa crea le righe. Allora, adesso il modo in cui l'ottica in cui leggere quello che stiamo realizzando è la seguente, cioè ripiegare proprio sugli aumenti, e così vedete la parte di avvio, la catenella sarà quella che verrà cucita, e questa che è la parte degli aumenti è quella che dà anche la forma della curva. Una volta che decidiamo di fermarci, adesso vi dico esattamente quanti giri ho fatto e quante maglie ho, andremo a realizzare la parte di base, cioè manterremo esattamente i punti presenti per una decina di centimetri circa e poi faremo il lavoro inverso. Ogni volta che qui ho messo un aumento, adesso a risalire metterò la diminuzione, mantenendo lo schema invariato. Quindi rispetto allo schema che vi avevo fatto leggere, io mi trovo esattamente in questo punto. Vedete? Quindi ho lavorato la sequenza di 19 punti bassi, 3 aumenti, 19 punti bassi, che mi hanno permesso di avere 44 maglie, ho fatto il giro di assestamento, cioè senza gli aumenti, con 44 punti e mi fermo. In questo momento vi faccio vedere il pezzo che misura così ripiegato. Vedete, misura circa 8 centimetri. Più o meno, sì, siamo sugli 8 cm la parte più corta, mentre la parte più lunga misura sui 16 cm, quindi esattamente il doppio. Per quanto riguarda invece la larghezza, siamo ad 11 cm, quindi avremo poi 11 cm anche la parte delle diminuzioni, quindi avremo una borsa di 22 più i centimetri che vado ad aggiungere sulla base, che saranno massimo 10, ok? Quindi adesso vado a proseguire e vi dico esattamente poi quanti giri andrete a fare. Quindi mantenendo adesso invariato il numero di punti, che nel mio caso è di 44, quindi se voi avete seguito uno schema, cioè lo stesso schema, magari avendo un filo più sottile, avrete raggiunto le stesse misure con qualche giro in più, quindi con le maglie con le quali vi trovate alla fine dell'ultima riga di aumenti andrete a lavorare. Per non confondervi, io vado a posizionare un marcapunti esattamente qui, e questo so che è l'ultima riga dove ho, diciamo così, aumentato. Quindi da questo momento in poi così sarà più semplice contare le righe che appunto sono quelle di crescita, quindi lavorerò le mie 44 maglie per una serie di righe che appunto poi vi dirò. Quindi proseguo sempre nella lavorazione in costa retro in tutti i punti, lavorando punto su punto le mie maglie.
Allora, io ho proseguito, come potete vedere dal punto in cui ho messo il marker, che corrispondeva anche all'ultimo giro che avevo fatto dopo gli aumenti, quindi quando ero arrivata ad un totale di 44 maglie, ho fatto 2, 4, 6, 8, 9 righe, per un totale di 7 cm. Potete variare naturalmente le misure a vostro gradimento, poi vi do dei suggerimenti totali, generali, per dare la forma leggermente diversa, perché avrete capito che comunque modificando la catenella di avvio, volendo fare meno giri, vedete, questa è una forma molto scoscesa nella parte inferiore. Se volete fare meno aumenti e dare una forma più regolare, basterà partire con un numero di catenelle maggiore, ma comunque poi faremo diversi modelli variando anche i punti. Questa è una proposta basic, quindi facile facile. Quindi, allora, 15 erano i giri che ho fatto dall'avvio fino all'ultimo giro di aumenti, quando sono arrivata ad avere 44 punti. Quindi ho aggiunto questi altri 7 centimetri, quindi 2, 4, 6, 8, 9 giri per poter fare la parte di crescita. Adesso vado a rifare questo all'inverso, quindi vado a ripartire dall'ultima riga realizzata, quella in cui avevo realizzato 19 punti, 3 aumenti, 19 punti. Adesso quegli aumenti li trasformerò in diminuzioni, quindi vado a riprendere il mio lavoro, quindi faccio la catenella, volto, vado a lavorare adesso 19 punti bassi, sempre nella costa retro. Eseguo la 19ª maglia bassa e a questo punto comincio a diminuire, quindi comincio a togliere le maglie. Quindi vado a fare la diminuzione prendendo il primo punto, prendendo il secondo, tutte e due nella loro costa retro. In questo momento io ho le due asole sull'uncinetto insieme all'asola di partenza per un totale di 3 e le chiudo insieme. Quindi di nuovo vado nelle due maglie successive, 1 e 2, e chiudo insieme e sono alla seconda diminuzione, faccio 1 e 2. E chiudo di nuovo insieme. Come vedete, ho fatto 3 diminuzioni, quindi comincio a restringere il lavoro. Come per l'avvio, anche per la chiusura della riga andrò a eseguire 19 punti bassi. Completata la riga, eseguo la catenella, volto il lavoro e, come ho fatto per la crescita, anche per la diminuzione, dopo il giro di diminuzioni si fa un giro senza e quindi si va a lavorare un punto per ogni maglia disponibile. Avendo 44 maglie di base, avendo fatto 3 diminuzioni, le maglie in questa riga saranno 41, quindi lavorerò 41 punti bassi. Conclusa la riga, vedete che subito il pannello prende questa forma che si richiude su se stessa e quindi ho fatto il giro di assestamento con 41 punti. Adesso, come ho fatto per l'avvio, così per il ritorno, vado a lavorare in questa riga 17 punti da una parte e 18 dall'altra con 3 diminuzioni al centro, riportando le maglie a 38, così che nella riga dopo avrò comunque 38 punti bassi. Quindi vado a lavorarmi intanto 18 punti e poi inserirò le diminuzioni. E questa è la 18ª maglia. Realizzata la 18ª maglia, vado a rifare 3 diminuzioni consecutive. Una, due e tre. Quindi adesso mi lavoro le 17 maglie rimanenti e tornerò a fare il giro di assestamento in cui lavoro i punti come si presentano. Come vi ho detto, torniamo a 38. Riguardando un attimo lo schema capirete che adesso il gioco è tutto all'inverso, quindi sarà semplicissimo ritornare indietro per riarrivare alle 23 maglie iniziali. Quindi, riguardando lo schema, io sono arrivata alla riga numero 15, lavorato un totale di 44 punti, ho lavorato per 7 cm la parte di allungamento della borsa e poi ho cominciato a risalire. Quindi ho lavorato 19 maglie, 3 diminuzioni, in questo caso 19 maglie, e sono tornata a 41, quindi dovete guardare il lavoro a risalire. Adesso ho fatto 17, 18 e 3 diminuzioni e le maglie sono diventate 38.
Lavoro il giro di assestamento, nella prossima riga lavorerò 16 maglie prima e dopo le 3 diminuzioni e le maglie arriveranno a 35. Lavorerò 35 maglie e di nuovo farò una diminuzione di 15 punti, 14 dall'altra, sempre con 3 diminuzioni al centro. Le maglie diventeranno 32. Quindi lavorerò 32 punti per poi ridimensionare tornando a fare 13, 3 diminuzioni, 13. Vedete, in questo modo devo tornare ad avere 23 punti totali, quindi avrò 15 punti di crescita, 7 giri, 9 giri di assestamento, di nuovo 15 giri di diminuzioni per dare la forma a mezzaluna. Quindi riseguendo questo schema al contrario, i punti di suddivisione sono sempre gli stessi, si vanno a sostituire gli aumenti con le diminuzioni, così si arriva ad avere la borsa completa. Ho proseguito con le mie diminuzioni fino ad avere nell'ultimo giro di diminuzioni 10 punti, 3 diminuzioni, 10 punti bassi e poi ho fatto il giro senza, quindi ho 23 maglie alla fine come all'inizio, quindi vedete è perfettamente speculare. Questa è la parte iniziale con gli aumenti, questa è la parte finale con le diminuzioni. La parte dritta è quella che abbiamo lavorato mantenendo invariate le 44 maglie che avevamo dopo aver finito gli aumenti. Come vedete, quindi è abbastanza facile gestirne la forma quando avete capito il meccanismo. Poi, come vi dicevo, ne faremo comunque di altri modelli. Una volta che ho lo stesso numero di maglie all'inizio e alla fine, posso chiudere, quindi andremo adesso a cucire con l'uncinetto, con l'ago, come preferite, da una parte e l'altra in modo da dare la forma definitiva. Adesso però poi continueremo naturalmente la nostra lavorazione inserendo comunque dei giri di punto basso nella parte alta. Per quanto riguarda la misura, adesso vi faccio vedere le dimensioni più o meno di questa borsa e siamo a 29 centimetri per quanto riguarda la larghezza e per quanto riguarda la profondità, calcolando che adesso dobbiamo ancora lavorare nella parte alta, abbiamo circa 16 centimetri, quindi una buona capienza. Quindi adesso dal punto in cui mi trovo senza tagliare il filo, naturalmente poi qui dobbiamo andare a riprendere il filo e a rifare lo stesso lavoro che abbiamo qui. Qui il vantaggio è che abbiamo appena chiuso l'ultimo giro, quindi ho già il filo disponibile. Quindi faccio la catenella, rientro nella stessa maglia e mi vado a prendere la maglia che ho di fronte. In questo modo, con un punto bassissimo, andrò a cucire una maglia su quella che gli corrisponde. Vedete, il numero di maglie è lo stesso. Quindi punto su punto entro prendendo tutte e due le coste da un lato, tutte e due le coste dall'altro, quindi chiudo con un punto bassissimo. Entro, prendo i punti su entrambi i lati del pannello e chiudo con un punto bassissimo. Vedete? Chiudo col punto bassissimo. Quando arrivo sotto, poi naturalmente taglio il filo con l'aiuto di un ago da lana oppure con un ago tirafettuccia, come preferite, andrete a nascondere l'esubero, cioè dopo aver tagliato, naturalmente attraverso la trama del lavoro faremo ripassare la codina. Quindi prenderemo un pezzettino di filo, ripunteremo qui e faremo la stessa cucitura fermando tutti i fili avanzati. Solo a quel punto vedremo come lavorare la parte superiore. Quindi io proseguo lavorando su tutte le maglie disponibili, cerco di tirare anche abbastanza il filo in modo da non dargli poi elasticità, è pur sempre una cucitura, quindi deve chiudere bene. Il laterale della borsa e questo è l'ultimo punto che posso lavorare, quindi entro, faccio il mio ultimo punto bassissimo, faccio una catenella per bloccare, vado quindi a tagliare il filo che non mi serve più, ne taglio un pezzetto, tiro in modo da stringere leggermente quest'asola e adesso con l'aiuto di un ago vado a ripassare in modo da poterlo nascondere. Quindi riprendo il filo naturalmente di lavorazione, riavvio la catenella e vado a fare la cucitura da quest'altro lato, con lo stesso principio di lavorare punto su punto le maglie, quindi qui e prendo la maglia che gli è di fronte, vado a cucire a punto bassissimo e poi, una volta che prendo l'ago, mi fermerò tutti i fili in esubero, tutte le codine del lavoro. Faccio il punto bassissimo, entrando da un lato, prendo il punto pieno, entro di fronte, prendo il punto pieno,
chiudo con un punto bassissimo e procedo in questo modo fino a completare anche questa riga. Fermiamo i fili e poi ripartiamo con la parte superiore. Cuciti i nostri laterali e nascosti i fili di lavorazione, andiamo a rivoltare la nostra borsa in modo che poi la cucitura risulti interna. Quindi vado a rigirarla e vedrete che diventa improvvisamente molto più tridimensionale grazie al fatto che la cucitura va a dare volume nella parte interna e quindi dà un effetto molto più voluminoso alla borsa. Vedete? Adesso una volta che si fa riuscire per bene tutta questa parte, vedete, è molto più voluminosa, ok? Molto più tridimensionale come effetto e la cucitura si nasconde nella lavorazione stessa del nostro punto a rilievo, quindi è assolutamente perfetta. Questo quindi è il nostro laterale. Come potete vedere, a questo conferisce lo spessore alla nostra borsa, ok? Qua e qua, questo è il nostro laterale. Quindi come vedete non è molto grande, anche se abbiamo una dimensione, come vi dicevo, di 29 cm. A questo punto la lavorazione si può diversificare. Noi adesso andremo a riprendere l'uncinetto e comunque dobbiamo necessariamente andare a pareggiare questa parte perché ovviamente risulta smangiucchiata, non è bella. Poi naturalmente potremo valutare sia di utilizzare una patella, sia di utilizzare un altro tipo di chiusura oppure di realizzarla all'uncinetto. Naturalmente avete già visto l'opzione che io ho scelto, però insomma appunto anche per questo vi ho detto che poi ne faremo diverse versioni proprio per farvi vedere che si può interpretare veramente in tanti modi diversi questo modello. Quindi recupero sempre l'uncinetto e vado a fare questo giro di punto basso. Giro di punto basso che mi permette, come vi dicevo, di rifinire il mio lavoro. Quindi vado ad entrare qui nella parte più a rilievo, eseguo un punto basso, poi entro qui in mezzo, lavoro un punto basso, lavoro qui, lavoro qui in mezzo, lavoro sulla parte a rilievo, vedete, nella parte più bassa, opla, e nel punto a rilievo. In questo modo vado a procedere fino a completare il giro. Completato il primo giro, vado a fare anche un secondo, sempre a punto basso, prendendo la costina esterna del punto. In questo modo, vedete, prendendo la costina, rifinisco meglio. Quando vado a fare l'ultima maglia, chiudo anche col punto bassissimo, taglio il filo e la parte di costruzione, faccio sempre il nodino, e taglio il filo e la parte di costruzione è completa. Naturalmente ripasseremo nella trama del lavoro come sempre e quindi andremo a bloccare il tutto. A questo punto, una volta che abbiamo completato la base, come vi dicevo, possiamo provvedere a costruire la borsa secondo vari sistemi, nel senso che possiamo fare una patella all'uncinetto e quindi chiudere utilizzando una bella magari chiusura a girello o comunque una bella chiusura vistosa particolare. Possiamo utilizzare una patella in pelle o in ecopelle, possiamo andare addirittura ad utilizzare una chiusura click clack. Per questa versione vi faccio vedere come utilizzare una click clack, perché naturalmente le versioni possono essere tante. Poi lo faremo questo modello con una forma poco diversa, un filato più sottile e probabilmente utilizzeremo poi una patella, quindi vi farò vedere varie interpretazioni. Per quanto riguarda la patella, io sono andata a scegliere questa. Allora, con questo punto di colore andrà benissimo l'oro, l'argento, il bronzo e quindi avrete insomma facoltà di scegliere. Io mi ritrovavo la variante bronzo, ho scelto questa, però anche la variante oro con questo punto di colore secondo me è bellissima, come anche l'argento, quindi poi sceglierete la variante che vi piace di più. Questa, se non vado errata, è un 19x8 come chiusura, ha questo manico molto particolare che secondo me si va a sposare bene con l'equilibrio di questa borsa, anche con il punto prescelto. Quindi per montare correttamente questa chiusura, una volta che poi avremo fermato il filo, io lo faccio dopo, cosa dobbiamo fare? Vale la regola che usiamo normalmente quando dobbiamo applicare le chiusure. Dovete fare in modo che lo snodo della chiusura vada a corrispondere al centro di questo che per noi è un pochino il nostro laterale. Vedete questa prima curva così, questo è il centro che corrisponde alla catenella di avvio, quindi qui andiamo a far corrispondere lo snodo della chiusura, questo qui, vedete? Il centro e lo snodo, e io lo vado a bloccare per farvi vedere poi
cosa dobbiamo fare. Se vado dall'altra parte, vedete, ugualmente ho qui la parte di avvio, quindi quella che io definisco laterale, questo è il centro e quindi in corrispondenza di questo centro vado a far corrispondere l'altro snodo. Vedete, lo snodo e il centro. In questo modo so che ho tanto spazio a destra quanto a sinistra, quindi centrando lo snodo sicuramente la borsa non mi viene storta. E quindi vado a bloccare. Quindi una volta che ho bloccato il laterale con lo snodo, vado a far aderire, diciamo così, quello che è la parte di lavorazione all'uncinetto sulla scanalatura della stessa click clack. Faccio capitare fuori le linguettine che si utilizzano poi per la tracolla, vedete, e la misura mi corrisponde perfettamente. Quindi per la misura che io vi ho dato, per il numero di giri fatta, la dimensione giusta della click clack è 19, quindi se anche scegliete un'altra forma comunque tenete buona la misura, vedete, quindi va a corrispondere perfettamente. Quindi il perimetro corrisponde a quello della chiusura. Una volta sistemata per bene, come facciamo sempre, andiamo a rimboccare con l'aiuto di un coltello senza punta oppure di una limetta per unghie, un strumento qualsiasi voi abbiate, andiamo a rimboccare, vedete, il lembo della lavorazione all'uncinetto nella scanalatura e poi andando a prendere il filo in nylon andremo ad eseguire la cucitura. Voi sapete, utilizzo quello da 25-0,25 mm, ma se l'avete anche quello da 0,30 andrà bene. Quindi una volta che avremo posizionato correttamente lo snodo rispetto alla parte centrale della cucitura, prendiamo il filo in nylon, prendiamo l'ago e cominciamo ad oltrepassare i fori prendendo naturalmente il tessuto che nel frattempo abbiamo opportunamente rimboccato all'interno della scanalatura. In questo modo la chiusura sarà perfetta, quindi non lasciamo dei volumi all'interno, altrimenti poi la click clack non si chiude bene. Tirando per bene il filo, che comunque è messo a due capi, non ci sarà bisogno di fare il secondo passaggio, viste anche le dimensioni della borsa, che comunque non è molto grande. Quindi è una borsa veramente molto molto veloce da fare, impiegate più o meno 4 ore, il tempo che ci ho messo io, girando anche il tutorial, quindi diciamo che dovrebbe essere più veloce. Per quanto riguarda la cucitura, una volta che l'avrete fatto e fermato il filo, la borsa all'interno, come vedete, non è foderata. Vi do un piccolo suggerimento per poterla foderare. Come vi stavo dicendo, per quanto riguarda la fodera, il modo migliore di foderare questo tipo di borsa è di farlo prima di eseguire le cuciture laterali, quando il pannello è ancora pressoché aperto. Quindi una volta che lo avrete completato, riusciremo comunque a stenderlo, ad appoggiarlo sul piano e quindi a ritagliare con il tessuto una forma che sia il più simile possibile a quello del pannello. Quindi applicherete la fodera e poi andrete a cucire i laterali. In questo modo la fodera sarà già inclusa nel lavoro quando andremo a fare naturalmente il giro di punto basso. Quindi voi foderate, poi fate due giri di punto basso ed inserite la chiusura. In questo modo vi ritrovate la fodera già inserita, perché sagomarla a questo punto del lavoro vi sarà più complicato. E io avevo premura di farvi vedere comunque la struttura, poi rifaremo un secondo modello senza la click clack e vedremo in quel caso anche come applicare la fodera. Quindi una volta che, mi raccomando di lasciare sempre fuori la lette, avremo finito la cucitura, andiamo a piegare la nostra chiusura e vediamo l'effetto che otteniamo. Vedete, abbiamo realizzato una pochette dalla forma veramente molto insolita, una sorta di cuore se vogliamo, ed è molto molto particolare. Questa, realizzata con tanti colori diversi, può diventare ideale sia come borsa giornaliera, comunque da utilizzare con tantissimi outfit diversi, fino addirittura a diventare da cerimonia, quindi andando a scegliere dei filati che siano anche un po' brillanti, oppure inserendo dei filati laminati in un filato come questo, che è appunto lo Zeppelin. Io ho utilizzato una rocca intera, la rocca è da 200 grammi, non l'ho utilizzata tutta, me ne è avanzata pochissima, però vi faccio vedere che nonostante tutto non la usate completamente, quindi è una borsa anche molto molto leggera, ok? Quindi meno di 2 etti per quanto riguarda il consumo del filato. Come vedete è anche molto rigida, perché il filato è spesso, quindi lavorato con l'uncinetto 5,
conserviamo la forma anche grazie al fatto che è lavorata in maniera molto stretta, molto compatta, e l'effetto è veramente molto molto delizioso. Quindi si può adattare sia per una bimba, per la forma, per la dimensione, pensando ad un'occasione, a una cerimonia, alle damigelle e quant'altro, per arrivare comunque ad un uso più giornaliero. Le alette che vi sono riposte all'interno vi permetteranno naturalmente di prendere anche una tracollina e di portarla in modo più comodo, o da mano appunto, oppure a tracolla. Spero di avervi dato un buon suggerimento, una buona idea. È veramente velocissima e semplice da fare. La rivedremo in tanti altri, in altre forme, in altre misure, con altri filati e soprattutto con altri sistemi di chiusura. Così, insomma, vedremo di sfruttare questo modello in tante accezioni diverse. Spero di avervi fatto cosa gradita con questo progetto. Fatemelo sapere come sempre. Vi aspetto sul mondo delle fate per condividere insieme la nostra passione. Grazie per avermi seguito. Alla prossima!